Semi di sapere. Divulgare e promuovere i valori immateriali che hanno caratterizzato la storia agroalimentare, pastorale e territoriale della Val Gandino. Semi di sapere è un progetto promosso dalla comunità del mais spinato di Gandino con il sostegno del GAL Valle Seriana e Laghi Bergamaschi. Si articola lungo la direttrice agricoltura, dalla tradizione alla conoscenza, per creare nuove competenze e punta a raccogliere, catalogare, conservare, divulgare e promuovere attraverso social media e promozione territoriale coordinata attività legate al mondo agricolo con saperi e sapori di altissimo valore. Lo scopo del progetto è promuovere, da un lato, rinnovate e diffuse competenze e dall'altro favorire la crescita di un turismo esperienziale che leghi luoghi, itinerari, ambienti, attività agricole ed enogastronomia. L'indirizzo principale su cui si è lavorato arriva direttamente dall'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. L'UNESCO ha tra i suoi obiettivi prioritari l'attuazione di misure atte a favorire la trasmissione del patrimonio culturale e immateriale fra le generazioni. Per questo nel 2003 ha adottato la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale e immateriale, ratificata dall'Italia nel 2007, nella quale è prevista una serie di procedure per l'identificazione, la documentazione, la preservazione, la protezione, la promozione e la valorizzazione del bene culturale immateriale. I documenti realizzati propongono approfondimenti e saperi legati alla coltivazione del mais spinato di Gandino, all'antico fagiolo di Clusven e al metodo biointensivo. In evidenza ci sono le attività agropastorali alla base delle filiere tessili della lana, della seta e del lino, così come attività sostenibili legate all'arte casearia della formagella e dell'apicoltura, utili alla produzione del miele e dei prodotti dell'alveare. La comunità del mais spinato di Gandino, sin dalla propria fondazione, unisce nelle proprie azioni cultura e coltura. Per questo, nell'evolversi di un'attività sempre più articolata, ha avviato negli anni una serie di progetti utili a recuperare tradizioni agricole che nei secoli hanno dato identità e sostentamento alla Val Gandino e alla Val Seriana in provincia di Bergamo. Cultura e cultura, innovare nella tradizione, inclusività e comunità. Questi sono i driver, i valori che fin dall'inizio ci hanno guidato come comunità del mais spinato di Gandino, valori sui quali abbiamo promosso una serie di progetti che sono andati al di là del mais spinato e che hanno valorizzato quelli che sono gli elementi culturali, gli elementi intangibili della nostra valle. Progetti in cui siamo stati promotori e che hanno coinvolto in modo sinergico tutti gli stakeholder del territorio, dei comuni, alle varie associazioni, alle varie persone che hanno usufruito di questi progetti di rilancio, di riscoperta di quello che è il fagiolo di Clusven, di quella che è il metodo biointensivo, per cui siamo stati promotori in Italia di questa metodologia di coltivazione, progetti di promozione di quello che è i formaggi di malga e gli alpeggi, dell'apicoltura, ma anche progetti legati a quella che è la riscoperta del valore tessile della nostra valle, per cui la lana Val Gandino, la coltivazione dei gelsi e la apicoltura e la coltivazione del lino. Tutti questi progetti, tutto questo sapere è stato raccolto in un ennesimo progetto, in un'ennesima sfida dal titolo Agricoltura, semi di sapere. L'obiettivo è quello quindi di raccogliere testimonianze, raccogliere video, raccogliere documentazione per poter tramandare queste informazioni, questo patrimonio culturale alle giovani generazioni, di modo che questo patrimonio diventi un elemento di stimolo, un elemento di sviluppo, ma anche un elemento di promozione del nostro territorio. Da qui la creazione di una sede della comunità del mais spinato, dove è possibile trovare fisicamente una serie di informazioni, ma anche un ambiente virtuale, quindi una piattaforma social nella quale queste informazioni, attraverso dei filmati, attraverso testimonianze, vengono poi trasmesse a quelli che sono i vari utenti che vogliono scoprire la nostra realtà e il nostro mondo. E questo grazie al contributo del GAL Val Seriana e Laghi Bergamaschi. Il
cuore del progetto Semi di Sapere risiede in 8 video didattici pubblicati online su uno specifico canale YouTube della comunità del mais spinato di Gandino e sostenuti dal finanziamento del GAL Valle Seriana e Laghi Bergamaschi, nei quali i protagonisti sono essenzialmente i produttori, gli attori di quella che è una filiera assolutamente d'eccellenza. Ecco quindi che attraverso questi video diffondiamo competenze che possono essere, per così dire, replicate anche da coloro che volessero intraprendere ex novo questo tipo di attività. C'è un video dedicato alla tutela del mais spinato di Gandino, alla sua coltivazione, così come c'è un video dedicato al metodo biointensivo e così come ci sono alcuni video che riguardano, per esempio, le attività legate alla produzione alimentare della nostra valle, quindi l'apicoltura con la produzione del miele e l'allevamento bovino con la produzione della tipica formagella della Valle Seriana. Non è ovviamente mancata la nostra filiera storica legata anche e soprattutto al tessile, ma che ha le sue origini nell'agricoltura. Quindi possiamo ricordare la filiera legata all'allevamento ovino e di conseguenza alla filiera della produzione della lana Valgandino, ma anche la bachicoltura e quindi la predisposizione e la produzione della seta e, perché no, anche la coltivazione, la trasformazione e la filatura del lino. Quindi attività che riguardano l'intera Valgandino, nelle quali non poteva mancare ovviamente anche il mais spinato, protagonista del nostro progetto sino all'inizio. Ma c'è anche la novità, se così vogliamo definirla, del fagiolo di Klüsven, che è una varietà antica pure coltivata in simbiosi con il nostro mais spinato, che in questi anni è al centro del progetto Increase della Comunità Europea. Tutto questo diventa uno strumento che ha il duplice scopo, da un lato, di motivare alla comunicazione i nostri produttori, renderli, per così dire, più agili nei rapporti anche diretti con il consumatore, che spesso avvengono attraverso i mercati agricoli di Gandino, di Leffe, di Cazzano Sant'Andrea, oppure di creare un filo diretto, seppur virtuale, attraverso i social, con coloro che queste competenze possono esprimere e coloro che ritengono di apprenderle. Quindi un punto di partenza per un incontro, perché no, anche di persona, anche nella nostra valle, per apprendere arti senza tempo che meritano senza dubbio di diventare anche il nostro futuro. Thank you.